Ciao a tutti, io sono Daniele Iamartino e questo è, diciamo, un trailer di un altro talk che farò appunto sui più 6 più tardi alle 19 nel tendone Mickey Mouse, e mi hanno chiesto, diciamo, di fare una lista del sommario, giusto per dare un minimo di introduzione, poi chi è interessato viene, chi non è interessato non viene. E diciamo, in questo talk ho tentato di riassumere le cose che ho imparato nello scorso anno, cercando di capire un po' come funziona IPv6. Il talk è parecchio lungo perché l'ultima volta che l'ho fatto, leggendo tutte le slide, penso di aver. Che sia durato circa 2 ore, però nella versione dell'ESC, diciamo, taglierò un bel po' di cose per tentare di incastrarlo in meno di un'ora, perché diciamo, ho sentito un sacco di presentazioni sui IPv6 negli anni che mi hanno deluso, nel senso che si parlava: ah, ma c'hai 2 alla 128 bit, poi ci sono questi indirizzi, questi altri indirizzi, finito. E poi in realtà quando ti metti su una tastiera devi configurare un server e ti rendi conto che non sai veramente come funziona. Allora ho preso un paio di libri, tra cui uno della Orelai, che mi sembra si chiama IPv6 Essentials, e me lo sono guardato un po', e diciamo da lì ho tirato fuori le parti salienti del libro e ci ho fatto queste slide. E molti pensano che IPv6 sia complicato o che abbia cose magiche che non ci sono in IPv4. In realtà i protocolli sono molto simili. Il fatto è che molte cose che ci sono in IPv4 non, da quando sono state introdotte non le abbiamo mai usate, ad esempio il multicast, cioè si usa ma relativamente poco. E poi molti, diciamo, cioè ci vuole coraggio a fare questo talk perché so che c'è molta gente del gruppo Veteran Unix Admins che è qua, che ha fatto girare l'hashtag IPv6 merda, per dire, e quindi diciamo, volevo sperare di convincere anche loro che in realtà non è niente di cui aver paura. E appunto, nonostante nel talk ho tentato di farcire con tutte le informazioni che ho trovato, ho puntato a fare una slide all'inizio, che ho chiamato IPv6 in 30 secondi, in cui diciamo, elenco le cose principali che secondo me per uno che usa il computer diciamo, a un livello molto semplice sono le uniche cose che gli interessa sapere. Poi le altre sono diciamo, più da sysadmin. Quindi IPv6 ha indirizzi a 128 bit, invece di 32, sui più 4 sono 32 bit, e vengono rappresentati in esadecimale con questo formato, cioè con delle cifre esadecimali in gruppi da 4 separate da dei due punti. Alcuni programmi, ad esempio scritti in C direttamente con i socket, vanno modificati per utilizzare i socket di tipo AF-INET 6 invece di quelli AF-INET 4. Quindi se ci sono delle applicazioni che usano a basso livello i socket vanno cambiate. Se invece usate roba tipo Python, penso che sia già in automatico usa FINET 6. Sui IPv4, diciamo, il modo per configurare l'indirizzo che prende il vostro computer ha subito una storia un po' burrascosa, nel senso che all'inizio si metteva statico, poi hanno inventato DHCP ma non per le route. Poi hanno aggiunto pezzi e al giorno d'oggi si usa DHCP e basta sostanzialmente. In qualche caso raro si mette statico a mano, ma il 99% delle volte DHCP. In IPv6 è stato tenuto DHCP, che è appunto DHCPv6, ma esiste anche quella che viene chiamata autoconfigurazione. Cioè, al posto che di essere il mio portatile a chiedere un indirizzo alla rete, è la rete che ogni tot secondi broadcast a tutti dicendo questo è il prefisso della rete, io lo ricevo e posso autocostruirmi l'indirizzo senza mandare una richiesta direttamente a un server di HCP. Poi in IPv4 viene utilizzato ARP, che è il meccanismo che permette di risolvere un indirizzo
IP in un MAC address, perché per poter mandare sulla scheda di rete Ethernet o Wi-Fi un pacchetto bisogna sapere l'indirizzo MAC address di destinazione. Questo in IPv4 era un protocollo completamente separato, invece in IPv6 è stato inserito all'interno di ICMPv6, che è il successore di ICMP. E poi ICMP funziona anche con dei meccanismi di multicast che servono sostanzialmente per ridurre i messaggi in broadcast nella rete. Cioè, su IPv4 può succedere spesso che per cose tipo ARP, quindi chi ha l'indirizzo 192.168.0.1, si manda un broadcast a tutti, e se è una rete molto grande, anche se è switchata, e ci sono tante macchine che lo fanno in contemporanea, questo genera tanto traffico. E se andate a cercare su internet ci sono proprio documenti di gente che costruisce data center che ha questo problema e ha dovuto inventarsi delle soluzioni per risolvere questa pioggia di broadcast. E quindi in IPv6 è tutto basato sul multicast, in modo che si creano dei piccoli gruppi dove mandare i messaggi per evitare di, diciamo, rompere le scatole a tutti. E poi non esiste il NAT, il Network Address and Port Translation, anche se in realtà poi ovviamente è stato inventato comunque anche per IPv6, e non c'è la necessità di NAT su IPv6, nel senso che NAT è stato inventato come meccanismo per risolvere la mancanza di indirizzi, il problema della mancanza di indirizzi. Tuttavia ci sono indirizzi privati anche su IPv6, quindi se voi avete la vostra rete di casa, magari non vi interessa che la stampante abbia un IPv6 pubblico accessibile da internet, potete utilizzare un indirizzo unique local, come si chiamano ULA, e quell'indirizzo è solo accessibile all'interno di un dominio di broadcast. Oppure anche link local, che sono un altro meccanismo per proprio solo il livello 2. E anche quelli sono comodi, ad esempio, se io devo copiare un file, devo passare un file a un'altra persona, attacco un cavo Ethernet e abbiamo già entrambi un indirizzo link local automaticamente e possiamo utilizzarlo per scambiarci un file. Quindi, diciamo, le cose principali sono queste: gli indirizzi, l'autoconfigurazione e poi ICMPv6. Mi sono segnato qua altre cose da dire. Vediamo se qua c'è ecco, l'agenda. Nel talk farò una parte introduttiva in cui parlo un po' della storia sia di IPv4 che IPv6, perché diciamo un'altra cosa che spesso non sentivo nei talk era perché dobbiamo passare IPv6? Perché tutti dicevano, stanno finendo gli indirizzi, dobbiamo sbrigarci, poi parli con qualcun altro e dice, ma non è vero, non stanno finendo. E allora volevo capire un po' qual è la verità. Ovviamente la verità stava un po' nel mezzo, adesso si è spostata un po', quindi diciamo siamo messi abbastanza male al momento. Però nel talk diciamo, ho preso varie statistiche su qual è la storia delle allocazioni IPv4 e come sta evolvendo IPv6. Poi vi parlerò un po' appunto del protocollo e gli indirizzi che sono le cose principali, diciamo, la cosa principale da sapere per setappare server o così è l'indirizzamento. E poi parlerò un po' dei vari meccanismi per assegnare indirizzi, che sono Slack e DHCPv6. E poi, insomma, ci sono diversi dettagli. Ad esempio, so che molti vengono a dirmi, ma non voglio usare IPv6 perché poi genera un indirizzo che ha dentro il mio MAC address. È vero, però nel 2016, se non lo sapete ancora, esistono i privacy addresses, cioè il vostro portatile, quando lo attaccate qua alla rete dell'ESC, si assegna due indirizzi IPv6, uno è generato dal MAC address e l'altro invece è un indirizzo che ha il prefisso della rete dell'ESC e il suffisso, che è una cosa totalmente random. E quello random viene sempre utilizzato per qualunque connessione fate, a meno che lo togliete, e allora il sistema operativo è obbligato a usare l'altro. Quindi diciamo, volevo rendere pubbliche anche queste cose che magari non tutti sanno. E poi alla fine, quello che ho messo useful stuff,
Parlerò di alcuni dettagli su, ad esempio, i meccanismi di transizione tra i PV6 e i PV4, ad esempio il meccanismo happy eyeballs, cioè il fatto che se voi avete i PV4 e i PV6 sulla stessa macchina, il vostro browser o altre applicazioni potrebbero scegliere di utilizzare l'uno o l'altro a seconda delle prestazioni che osservano sui due protocolli. E poi non mi viene in mente altro da citare. Vediamo se trovo qualcosa da anticipare del talk. E poi, insomma, se avete qualche domanda rispondo, perché questo ufficialmente non è un talk, perché era essendo un'oretta e i talk invece sono da 18 minuti, non riuscivo a incastrarlo. Quindi è un CAPS, però dato che mi serve il proiettore lo devo fare nel tendone. Però, diciamo, se avete domande tentiamo di farlo un po' interattivo, anche perché appunto essendo tante slide non so esattamente cosa coprire. Se volete potete iniziare a chiedermi se parlerò di un certo argomento ed eventualmente inizio a cercare qualcosa, dato che c'è ancora un paio d'ore di tempo, posso aggiungerlo alla presentazione. Questo è quanto. Volevo sapere se parlerai degli indirizzi Anycast. Sì, Anycast sulla rete locale, sì, comunque non è che c'è moltissimo da dire, nel senso che quasi tutti gli indirizzi Unicast possono essere Anycast. Ci sono dei range riservati che dopo vi farò vedere, ma in realtà poi il meccanismo per, diciamo, implementare l'Anycast è una cosa separata dai PV6. Ci sono vari meccanismi, ad esempio VRRP o l'altro di Cisco, che non mi ricordo il nome, HSRP. Ok, grazie.